Katsu dice di avere un altro favore da chiederci. Pare sia qualcosa che non può domandare a nessun altro. Non vedi l'ora, eh? Siamo in due. Sento che il Giappone sta davvero per cambiare, per merito di Katsu e di sua eccellenza. Ho l'impressione che ci stiano per assegnare un compito importante. E per una volta non vedo l'ora. Vado avanti. Ci vediamo a casa di Katsu. Ah, sei tu. Chiedo scusa per il disturbo, ma ho un compito per voi. Massima segretezza. Sono serio, non fatene parola. Suppongo sappiate che Sua Eccellenza sta andando a Kyoto. Ebbene, un gruppo di Ronin, chiamato Rushigumi, è stato formato per scortarlo. Stanno reclutando i migliori, a prescindere dal loro passato. Non importano neanche i crimini precedenti. È una mossa audace. Lord Katamori, il commissario militare di Kyoto, sostiene che sia per dare un'opportunità di guadagno alle classi più basse. Però in realtà vuole attirare i nemici dello Shogun per farli fuori tutti in un colpo solo. Avrà una faccia amichevole, ma è anche subdolo, non c'è dubbio. Però, voi pezzi grossi dello Shogunato avete una gran bella fantasia. Non vorrei che la situazione ci sfuggisse di mano, mettendo in pericolo lo Shogun. Mi servono persone fidate tra i Rushigumi, per capire come stanno le cose. Che ne dite? Voi due sareste perfetti. Abbiamo cercato ovunque, ma non ce ne sono traccia a Edo. Il che significa che molto probabilmente è a Kyoto. Le forze anti-shogunato si stanno riunendo proprio lì. Non mi sorprenderebbe se si facesse vedere anche l'artiglio di demone. Nessuna obiezione. Conta su di me. E tu, invece? Non posso garantirlo, ma voglio dirti questo. Hai più possibilità lì che a Edo, ne sono certo. Grazie, sono in debito con te. Bene, il tempio Denzuin a Koishikawa sta per essere invaso dagli speranzosi. Andate e fate rapporto. Conviene sbrigarsi se hanno già iniziato. Al tempio Denzuin. Ah, guarda chi c'è! Quindi tu e Ryoma avete intenzione di iscrivervi? Beh, vedi... Io e Teshu Yamaoka stiamo gestendo i Rushigumi. Sembra proprio che voi due siate stati parecchio d'aiuto. Vi ringrazio. Scusate. Sono Koto Nakazawa. Sono qui per unirmi ai Rushigumi. Ebbene, temo che voi tre dobbiate tornare da dove siete venuti. Abbiamo già fin troppi candidati, capite? So che cercate guerrieri forti. Bene, se qualcuno pensa di essere più forte di me, posso affrontarlo qui e ora. Perché si comportano tutti così? Hachiro, abbiamo un'altra urgenza.
Pare che quei due di prima stiano attaccando briga con tutti. Intendi quei delinquenti che vengono dal dojo sperduto? Dovremo andare ad occuparcene noi e sistemarli a dovere. Perdonatemi, concedetemi l'onore. Ma se li metto in riga, sono dentro. D'accordo? Affare fatto. Sarò onesto, non so più come agire contro quei due. Se riuscissi a occupartene, lo apprezzerei molto. Vale anche per voi due. Se riuscite a placare quei vandali, sarete dei nostri. Non farò favoritismi solo perché ci conosciamo. Pensala come se fosse un esame di ammissione, va bene? Devi dimostrarmi di essere capace. Ecco lo spirito giusto. Sono cresciuti in mezzo ai campi, giusto? Sarà una passeggiata. Li sistemeremo prima di subito. Più sono forti, più potrò dimostrare le mie abilità. You
senza fretta. Fai con calma. Grazie per averci scelto. Senza fretta, fai con calma. Grazie per averci scelto. Non c'è nessuno di più forte, eh? Sembra che tu possa offrirci più competizione. Credo che non sei di figa. Scusami per il disturbo. C'è nessuno di più forte, eh? Sembra che tu possa offrirci più competizione. Credo che non sei come tutti gli altri. Yeah.
davvero non sei con tutti gli altri. Così, non credete? Soshi, anche tu qui vedo. Avete dato spettacolo, allora. Lui è Soshi Okita, della Tennen Rishin Ryu. Io sono Kondo. E lui è Ishikata, anche noi della Tennen Rishin Ryu. Sareste adatti alla nostra unità d'élite, i Roshigumi. Lavoro eccellente, davvero eccellente. Non ne dubito. Scusate se non vi ho avvertito. Quel tale Kondo è conosciuto in tutta Kanto come maestro del Tennen Rishin Ryu. Sembra che anche i suoi allievi Ijikata e Okita siano abili. Direi che le voci erano vere. Immagino che tu ora sappia come combatto. Direi che io ho mantenuto la mia parte dell'accordo. È vero, sei forte. Va bene, siete dentro tutti e tre. Benvenuti a bordo. Grazie, è un vero onore per me. Molto bene. I Roshigumi partiranno a breve per scortare lo Shogun durante il suo viaggio verso Kyoto. Forza, preparatevi. E tornate qui solo quando sarete pronti. Ehi, pare che Kondo e gli altri abbiano cambiato vita. Stanno facendo un ottimo lavoro con la suddivisione dei reggimenti. È incredibile quanti abili combattenti siamo riusciti a riunire. Ora è compito mio capire come impiegarli al meglio. Comunque, è ora di dirigersi verso Kyoto. È tutto pronto? E allora andiamo! I Roshigumi, diretti a Kyoto per proteggere lo Shogun, partirono da Edo
con numerosi combattenti agguerriti tra le loro fila. Intanto, anche le forze anti-shogunato erano partite da Edo alla volta della capitale per anticipare il nemico mortale. Come vuoi, samurai! Mi spiace, noi non negoziamo! Come osate pretendere un pedaggio? Il clan Choshu ha degli affari urgenti alla corte imperiale. Fateci passare! I vostri affari non ci interessano neanche da lontano. Se volete andare a Kyoto, prima dovrete sborsare un bel po' di denaro. Se solo avessero collaborato. Sembra che neanche i samurai siano all'altezza dei nostri ragazzi, eh? Aspetta che provino a passare di qui dei nobili. Stiamo per diventare ricchi. L'avete saputo? Pare che un gruppo di criminali abbia occupato il posto di blocco. Lasciano passare la gente di sera, ma non senza prima pagare. Potremmo farci strada con la forza, ovviamente. Ma loro sono in tanti. Rischiamo di perdere elementi validi. Anche Genzui e i suoi dovrebbero essere al posto di blocco di Ejiri. Potrebbe essere l'occasione perfetta. Dunque, gli uomini dei Choshu sono al posto di blocco proprio ora. Che ne dite di collaborare per spazzare via quei criminali? Cosa? I Choshu, hai detto? Quelli che tramano contro Sua Eccellenza? Esatto. Se venissero eliminati anche loro, concluderemmo due affari in uno. Ah, non male. Vado a proporre l'idea. Ti conviene venire con me? Che posso dire? Sono un genio, no? Non capisci, vero? Voglio dimostrare a Genzui e agli altri che non tutti i sostenitori dello Shogun sono delle mele marce. Funzionerà alla perfezione, vedrai. Come posso aiutarti? Molto bene. Posso fare altro per te? Molto bene. Torna presto. Guarda chi si rivede. Da quanto tempo? Ditemi, cosa fate ultimamente? Beh, per farla molto breve, ci siamo uniti ai Roshigumi. Ma siamo bloccati qui grazie a quei criminali. Ho la sensazione che abbiamo tutti lo stesso problema. Quindi, che ne dici di fare squadra e dare loro una bella lezione? Kiyokawa, capo dei Roshigumi, al tuo servizio. Devi essere Kogoro Katsura, maestro dello Shinto Munryu. Tua reputazione ti precede. Mi allerei molto volentieri con te. Ah, quindi tu sei Hachiro Kiyokawa, dello Hokushin Itoryu. Purtroppo non accetto di collaborare con lo shogunato. Oh, quante sottigliezze! Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo remare insieme. Esatto, che senso ha negare tutti quanti? D'accordo, va bene. No, ahimè non ho idee migliori. Non voglio certo perdere degli uomini qui. Ascolta,
Tu vai a chiamare Shinzaku e Genzui, va bene? Non vorrei iniziare a combattere senza di loro. Shinzaku ha detto che voleva andare a indagare dalle parti della bisca del posto. E Genzui è appena andato via. Non vogliamo insospettire quei delinquenti. È un compito che richiede discrezione. Quindi tu sei la persona più adatta. E nel caso peggiore, se a quei due non interessa unirsi a noi, dovremo semplicemente combattere con gli uomini che abbiamo già. Ma salve! Dimmi un po', cosa ti serve oggi? Hai bisogno di qualcos'altro? Dimmi un po'. Torna presto. Ah, sei qui. Sciocchi energumeni, il Giappone è in crisi e voi pensate solo ai soldi facili. Lasciateci passare, oppure dovremo usare la forza. Beh, a parole non ti risparmi. Conosco quelli come te. Rischiano con piacere le vite dei loro uomini, sicuri di morire prima del tempo. Ah, quindi ci sei anche tu. Considerando la situazione... cosa facciamo? È vero. Altrimenti non arriveremo a Kyoto. Occupatevi di questi due. Mostrate loro quanto sappiamo essere ospitali. Ci occupiamo noi di voi. Non temete. Kusaka, i signori ti stanno importunando? Che ne dici di affrontarli insieme? Posso farcela da solo? Non ho bisogno dell'aiuto dei grossi colpi. No, andiamoci. Il punto di controllo può aspettare. Avrai dei. Che diavolo sono? E quanto, Saka? Vero? Okita, vero? Sei molto abile. Come ti è venuto in mente di affrontarli da solo? Su una cosa aveva ragione. Finirai per morire prima del tempo. Non voglio che i miei compagni insozzino le loro lame con una feccia simile. So solo che superare questo posto di blocco non sarà facile. E se unissimo le forze? Unirci agli uomini dello Shogun non rientra nel piano. Ma non abbiamo scelta. Con spadaccini del vostro calibro faremo in un attimo. Anche tu sei un gran combattente, Kusaka. A lungo. Dunque, sappiamo già come conviene colpire? I miei uomini sono agguerriti e pronti. Ordinerò di sferrare un attacco frontale. Obiezioni? Se voi colpite frontalmente, noi faremo il giro per sferrare un attacco a sorpresa da dietro. È meglio se non combattiamo gomito a gomito. Molto bene. Neanche noi ci fidiamo appieno dei vostri uomini. Hai la totale libertà di scegliere a chi unirti. Tu e Katsura vi conoscete da tempo, dopotutto. Ora, che ne pensi di andare ad affrontare quei criminali? Bene, ma non essere troppo arrogante. Ora, a chi ha intenzione di unirti?
Temevo che l'avresti detto. Beh, sfrutta al massimo le tue capacità. Ci riusciremo di sicuro. Anch'io sono elettrico. Pensavo che saresti un'intrusa! Yeah.
vado! Scusami per il disturbo. Questi delinquenti non hanno speranza. Ci vai da qualche parte? Non passerai da qui. Sta diventando una bella rogna.
Non dovresti prenderle così a posto mio. Forse se provassi a parlare meno e a combattere di più... Sai fare nient'altro? Che cosa ti prende, Tacito? Andiamo! Sono sopravvissuto a cose molto peggiori, sappi! È così imbarazzante. Sei senza fiato, sbagli. Al diavolo! Che ne dici di un senso con te? Eccoti qui, la guerriera migliore tra di noi, anche se mi secca ammetterlo. Ah, anche se siete un branco di ribelli traditori, sapete come si combatte, devo ammetterlo. Pensavo che i tuoi uomini fossero solo leccapiedi e buoni a nulla, ma ammetto che hanno un buon potenziale. Dunque, dato che ci siamo occupati dei criminali, perché non lasciamo da parte le differenze e festeggiamo? Davvero un ottimo piano. Per il momento, beviamo e facciamo festa. Tu verrai con noi, vero? Te lo meriti decisamente. Ecco! Vado! Oh, tu sì che sai come si beve! Che ne dite di una virile gara di bevute? No! Armiamoci con le... Beh, se insisti, mia cara... Sei davvero adorabile, sai! Sai come si beve? Non trasmetti, che ci fa un escursionista con una birra? Butteremo fuori gli stranieri, ma non le loro bevande. Campai! Ci sono anch'io! Campai! Vorresti bere di più? Cosa mi dici? Ancora se tu... Grazie, grazie. Al prossimo! Ehi, non sia una bella soddisfazione, intesi? Beh, a dire il vero, mi aspettavo che i tuoi Roshigumi fossero già qui. Paziente, sei troppo ansioso. I Roshigumi stanno andando a Kyoto, te lo assicuro. Ciò che accadrà dopo non possiamo saperlo. Nulla. Sappiamo entrambi che vuoi indebolire lo shogunato dall'interno. Forse. Ma che fare di tutti quegli abili guerrieri? Le loro abilità potrebbero tornare utili in svariati modi. In ogni caso, dipende dalla strada che sceglierai. Aspettiamo una risposta positiva.
La cultura di questa nazione è ancora degna di grande ammirazione. Se solo potessi dire lo stesso per la sua gente. Un vero peccato. Protezione dei Roshigumi che lo precedevano, lo shogun Yoshinobu Tokugawa giunse sano e salvo a Kyoto. Ma la capitale era terreno fertile per l'insurrezione. I samurai rivali lottavano tra loro, pensando solo ai propri scopi. Signore, girano delle voci terribili. Si dice che Hachiro sia morto e che fosse segretamente coinvolto con la fazione anti-sciogunato. Mi dispiace dirlo, ma è tutto vero. Hanno trovato il corpo in città la scorsa notte. No! Beh, morto. Non può essere. Portava un messaggio per i ribelli di Kyoto. Voleva vendere i servizi dei Roshigumi al migliore offerente. Hachiro, tra tutti, con quelli dell'antisciogunato. Che serve? Sappiamo chi l'ha fatto fuori. Non ancora. Il che mi fa pensare. Chiunque abbia aiutato Kiyokawa a comunicare con l'altra fazione potrebbe essere un membro del nostro gruppo. Ora che ci penso... Non è stato proprio Kiyokawa a far entrare voi due nei Roshigumi. Giusto. Su via, Kondo. Non penserai che siamo noi i traditori, vero? Scusate, non avrei dovuto dubitare di voi. Capitemi. Sono un po' scosso dalla situazione. Senti, Kondo non è stato l'unico a mettere in dubbio la lealtà dei suoi compagni. C'è molta irrequietezza, proprio come temevo. Se restiamo a Kyoto, la situazione ci dividerebbe. Per questo lo shogun ha ordinato di tornare a Edo. Adesso? Non posso accettare degli ordini così improvvisi. Abbiamo dei ribelli tra le fila e dovremo andarcene come se niente fosse. La nostra priorità non dovrebbe essere proteggere Sua Eccellenza mentre è a Kyoto. No, metteremmo solo a repentaglio la sua vita. Se un traditore si avvicinasse allo shogun, sarebbe un disonore. Tra non molto convocherò tutto il gruppo. Nel frattempo, cerca di calmarti. Dovete tutti pensare a una strategia adatta alla situazione.